Mi trovo a Laurito, provincia di Salerno, in occasione della Festa della Pizza edizione 2019 organizzata dalla parrocchia San Giovan Battista, i cui proventi verranno destinati a, diciamo, a varie attività appunto portate avanti dalla parrocchia. Della signora Pina Romanelli. Allora Pina, ci racconti un po', voi state lavorando la pizza? La stendiamo per poi essere cucinata dalle altre signore e quindi poi fritta. Mi trovo in compagnia del sindaco di Bollate, che si trova qui nel Cilento in vacanza. No, io sono di Laurito. Ah, voi siete di Laurito? Laurito, e vivo a Milano da 45 anni, però le radici sono qua. Io ogni anno da 45 anni vengo qui in vacanza. Un giudizio su queste iniziative che si tengono qui nel Cilento, qui al sud? Guarda, la ricchezza del Cilento è la tradizione, mantenere la cultura, le radici. Io sono figlio del Cilento, vivo a Milano, ma il mio cuore è sempre qui, rimasto, vengo qui in vacanza tutti gli anni. Vengo spesso nel Cilento perché sono intimamente legato a questi luoghi e stasera, su invito del sindaco di Bollate, che è originario di Laurito, e del sindaco di Laurito, sono venuto in questa meravigliosa cittadina dalla quale mancavo da tanti anni, perché la frequentavo ai tempi del liceo. Ho fatto il liceo classico Parmenide a Vallo della Lucania e avevo alcune compagne di liceo proprio di Laurito, quindi 23-24 anni fa frequentavo anche questo comune. Ci sono ritornato molto piacevolmente questa sera, ho ritrovato una grande comunità di affetti e quindi sono molto felice. Allora, quest'anno è cresciuta tanto, la location nuova ha funzionato benissimo, ottimo indirizzo di Don Aniello, che per l'ennesima volta coinvolge tutto il paese e i paesi dei dintorni. Diciamo che rispetto all'anno scorso si è raddoppiato sia quello che abbiamo portato a tavola, sia tutta la partecipazione. Poi abbiamo avuto questo gruppo fantastico, diciamo che è tutto ok. Organizzata in primis parrocchia, vero? Sì, parrocchia San Giovanni Battista. E i proventi vanno per le attività della chiesa? Allora, l'attività di quest'anno si proietta per l'anno prossimo, in realtà, perché da inizio agosto è iniziata l'anno di San Filippo. L'anno prossimo ci sarà un anno, sarà il decennale della venuta delle Sacre Spoglie di San Filippo da Gira qua a Laurito, e quindi questo serve anche per quella manifestazione.